Eccezionale numero di concorrenti iscritti alla competizione e notevole afflusso di pubblico nel weekend scorso al maneggio di Via De Gasperi a Borgo Taro. Nel corso delle due giornate 320 sono stati i percorsi effettuati dai cavalieri iscritti alle gare provenienti dall'Emilia-Romagna, dalla Liguria e dalla Lombardia. I soci hanno lavorato con l'impegno e la coesione di sempre per offrire a cavalli, concorrenti e pubblico un ambiente accogliente nel quale poter gareggiare e ristorarsi. Molti sono stati i cavalieri appartenenti al circolo Associazione Valtaresi Amici del Cavallo che hanno preso parte alla competizione: Alice Cremona, Maria Caccioli, Greta Ruggeri, Alicia Truffelli, Jacques Ferrari, Elena Delchini nella gara Gincana Jump, quindi Greta Piscina in B70 e B90, Marica Costa, Lorenzo Cappella nella gara B100 e Daniele Dalla Tommasina che si è aggiudicato il secondo posto sabato 16 nella gara B110. Sabato il percorso di B110 è stato vinto da Elisa Baio su Blazer, B115 da Mauro Bortoli su North Light, B120 da Sabrina Corsi su Maverick, B130 da Beatrice Ghiretti su Lolita. Le altre gare sono state vinte nella giornata di domenica: B110 Carlotta Riva, B115 Sabrina Corsi, B110 Alexa Torri e B130 Luciano Catalano. Grande è stata la soddisfazione degli organizzatori che ricordano il prossimo appuntamento con il salto ad ostacoli il 27 e 28 agosto prossimi. Vogliamo prima di tutto ringraziare gli sponsor che ci hanno aiutati ancora una volta quest'anno a fare questa manifestazione importantissima per la città di Borgo Taro. Siamo particolarmente soddisfatti quest'anno perché abbiamo aumentato di circa un 20% le partenze confronto all'anno scorso, quest'anno siamo a più di 300 partenze in due giorni. I cavalieri e le persone presenti sono contente di quello che è stato offerto da questo concorso. Ringraziamo in particolar modo anche l'amministrazione comunale che in questi momenti ci avvicina, specialmente in questo momento in cui il maneggio dovrà subire delle modifiche. In più il comitato organizzatore vuole ringraziare in modo particolare tutti i soci che si sono adoperati in questi giorni, il maestro Giovanni Agosto che ha preso in mano da quest'anno la scuola dell'Avoc riportandola ad un buon numero di allievi. Siamo soddisfatti anche per i percorsi che hanno fatto gli allievi, i ragazzini di Borgo Taro.